Allora, buongiorno a tutti. Sono Caterina Graziani, sono la responsabile della direzione Sistemi Informativi del Comune di Firenze e introduco i temi che verranno trattati nell'ultima fase dell'incontro di stamani, relativi al tema della transizione digitale, quindi della diffusione dei servizi digitali sul territorio e al tema parallelo delle competenze, con una chiusura finale relativa all'uso dei dati nell'ambito del governo urbano, nella forma estremamente strutturata ed evoluta della Smart City Control Room. Allora, chiunque lavori nella pubblica amministrazione in questi ultimi anni si rende conto del fatto che le amministrazioni pubbliche in questo momento sono dei cantieri aperti in cui si lavora su tanti fronti e in particolare si lavora sul fronte della transizione digitale, e cioè si cerca di coniugare l'uso delle tecnologie digitali più evolute con una riforma profonda dei processi e delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni. È un tema che, anche volendo estremamente semplificare, va visto come minimo da due fronti. Sicuramente dal fronte delle pubbliche amministrazioni, perché per una pubblica amministrazione fare transizione digitale vuol dire dover soddisfare a tutta una serie di obblighi, imposti dalle norme, e io ho provato a sintetizzare in questa slide quelli che sono i temi maggiormente sfidanti e di maggior impegno in questa fase in tutte le pubbliche amministrazioni italiane. Sicuramente i temi sono quelli posti dal codice dell'amministrazione digitale, dall'agenda digitale nazionale, dal piano dell'informatica per la pubblica amministrazione. Allo stesso tempo e in modo totalmente speculare, a questi obblighi delle pubbliche amministrazioni corrispondono dei veri e propri diritti digitali dei cittadini, delle imprese e degli utenti della pubblica amministrazione in generale, che hanno il diritto, azionabile anche davanti al giudice, di pretendere dalle pubbliche amministrazioni che queste adattino le proprie modalità operative alle tecnologie digitali e quindi adempiano agli obblighi che ho indicato prima. Per uscire dall'enunciazione teorica e entrare un po' più nel concreto e far capire nel concreto che cosa vuol dire per una pubblica amministrazione gestire questa fase di transizione digitale, io ho provato a sintetizzare alcuni dati relativi all'attività svolta dal centro tecnologico, dal centro servizi tecnologico della nostra in-house che si occupa anche di informatica, che è Silfi Spa. I dati che vedete in questa slide sono relativi all'intera annualità 2020, quindi già nel 2020, che è stato un anno particolare, che ha visto delle forti restrizioni alle possibilità di muoversi, di uscire, quindi ha conosciuto una crescita significativa della richiesta di supporto e di servizi da remoto. Già nel 2020, soltanto guardando il dato degli accessi ai servizi online è stato registrato un più 10%. Mi preme evidenziare che quando si parla in questa slide di accessi si intende anche soltanto semplicemente aver fatto accesso a un sito, aver fatto accesso a un servizio, non solo averlo utilizzato, quindi è un dato molto complessivo, è un dato di contatto. Quindi già nel 2020 la richiesta di un contatto digitale con le pubbliche amministrazioni è cresciuta del 10% e nella realtà fiorentina questo contatto è garantito principalmente da una piattaforma gestita dalla nostra in-house Silfi Spa, che è una in-house che opera non solo per il Comune di Firenze, che ha sicuramente a livello societario una posizione prevalente, però è partecipata e quindi eroga servizi anche ad altri importanti enti presenti sul territorio, che spaziano dalla città metropolitana ai comuni della cintura fiorentina, allargandosi poi anche verso il Mugello e verso il Chianti. Quindi è una realtà tecnologica presente sul territorio di una certa importanza. Questi sono i dati, ripeto, di tutta l'annualità 2020. Se confrontiamo questi dati anche solo con il primo semestre 2021, vediamo che nel primo semestre 2021 sono stati quasi uguagliati i dati di tutto il 2020, cioè
innanzitutto i servizi online erogati, quindi che abbiamo sviluppato con uno sforzo che abbiamo sostenuto in un momento molto critico da un punto di vista organizzativo, perché era la fase del primo lockdown, quindi una fase per cui nessuna pubblica amministrazione era preparata. Ciò nonostante siamo riusciti con il supporto della nostra in-house a sviluppare un più 83% di servizi online, e soltanto nel primo semestre del 2021 abbiamo quasi eguagliato i dati di contatto del 2020. E questo ci deve far capire quanto è cresciuta e con che velocità è cresciuta la richiesta di servizi digitali, di attività fruibili da remoto nella collettività che il Comune rappresenta e che amministra. E questo ci dà la misura dell'impegno che è richiesto non solo alla Direzione Sistemi Informativi e alla sua in-house Silfi, ma a tutti gli uffici del Comune, perché le attività che noi svolgiamo in questo contesto sono attività che sono al servizio di tutto il Comune, quindi a supporto di tutti gli uffici del Comune, e sono dati che devono fare riflettere. L'ultima slide con i dati di dettaglio che mi faceva piacere condividere con voi sono relative alla piattaforma abilitante PagoPA, che è questa piattaforma dei pagamenti su cui devono transitare tutti i pagamenti della pubblica amministrazione, e in questa slide ho sintetizzato dei dati che mettono a confronto tutto il 2019, tutto il 2020 e i primi mesi del 2021, e anche qui la crescita è vertiginosa. Tenete presente che dietro questi numeri c'è un'organizzazione estremamente complessa, un'analisi di tutti i servizi del Comune a cui è collegabile un pagamento, che sono stati analizzati, classificati e implementati in una piattaforma sviluppata da Silfi Spa, che si interpone tra i sistemi gestionali di back office del Comune e la piattaforma nazionale PagoPA, e regola questo flusso in entrata e in uscita, facendo sì che tutti i pagamenti che transitano sulla piattaforma nazionale PagoPA vengano poi spacchettati e reindirizzati, riconciliati con i singoli gestionali di back office del Comune. Quindi un lavoro enorme, specie se affrontato con questi numeri, perché se in tutto il 2020 abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, circa 270.000 transazioni, di cui poco meno di 200.000 con PagoPA, solo nei primi mesi del 2021 le transazioni si sono quasi raddoppiate e le transazioni PagoPA sono passate da poco meno di 190.000 a più di 500.000. Quindi sono numeri che danno il senso del grande lavoro che viene fatto all'interno dell'amministrazione per supportare i percorsi di transizione digitale. Quindi un lavoro estremamente impegnativo, estremamente impattante, una sfida. Come si fa ad affrontare questa sfida? Le parole chiave potrebbero essere anche semplicemente consapevolezza, conoscenza, collaborazione. Cioè il tema del fare squadra, fare rete, mettere insieme le forze è la chiave di volta del successo di un'operazione di transizione digitale, perché i fronti su cui lavorare, i temi da trattare sono così tanti e così impegnativi che se non si crea una rete di collaborazioni non si riesce agevolmente ad arrivare in fondo. Parlando di collaborazione e di condivisione, mi premeva sottoporre alla vostra attenzione due diverse iniziative che il nostro ente sta tuttora gestendo, ha iniziato negli anni scorsi e sta tuttora gestendo. Una ha come attenzione il fronte interno, quindi i dipendenti dell'ente, l'altra ha come attenzione l'esterno, quindi la collettività, i cittadini, le imprese, i professionisti, perché in entrambi i casi la cosa importante è far aumentare, come vi dicevo, la conoscenza e la consapevolezza, perché è inutile pensare di sviluppare servizi digitali se poi all'interno delle amministrazioni pubbliche non ci sono dipendenti, non c'è personale che è in grado di utilizzarli al meglio, e all'esterno delle amministrazioni ugualmente ci sono utenti che hanno difficoltà a rapportarsi con le tecnologie.
Sul fronte interno che cosa abbiamo fatto, che cosa stiamo facendo? Abbiamo iniziato alla fine del 2020 un percorso di crescita di competenze digitali dei dipendenti del nostro ente, che ha visto un primo momento a fine 2020 di coinvolgimento del management, dell'amministrazione, quindi dirigenti e responsabili di posizioni amministrative sono stati ingaggiati in 4 piccole sessioni formative di durata tutto sommato contenuta, in cui sono stati avvisati, informati, aggiornati su quello che si stava muovendo in quel momento su temi come appunto la transizione digitale, i servizi online, temi fondamentali come la sicurezza informatica e l'accessibilità e infine il tema dei dati, su cui torneremo anche alla fine di questo modulo di stamani. Questo serviva non soltanto a rendere dotti i responsabili degli uffici sulle scadenze, sulle sfide che ci aspettavano di lì a poco, ma servivano anche a far sì che queste persone diventassero i promotori di un corso di aggiornamento, di un intervento formativo importante che è partito subito dopo questo momento introduttivo sul management. Ed è un momento formativo che è tuttora in corso, perché si tratta di far accrescere le competenze digitali di base di circa 2000 dipendenti del nostro ente tramite una formazione erogata in modalità e-learning attraverso una piattaforma che è stata strutturata rispettando il progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica denominato Syllabus, competenze digitali per la PA, ed è un intervento formativo di una certa importanza perché prevede un impegno di circa 128 ore fruibili nell'arco di poco meno di un anno, ed è quindi un intervento che si sta concludendo in quest'ultimo scorcio di 2021 e che serve a rendere i dipendenti del comune più consapevoli e più esperti delle nuove modalità con cui devono essere erogate le attività dell'amministrazione pubblica. Ho riportato in quest'ultima slide anche i temi che sono toccati dal progetto formativo della funzione pubblica Syllabus, che poi sono i capitoli, la struttura degli interventi formativi della piattaforma di learning che è tuttora in uso nell'amministrazione. Quindi sicuramente è importante formare i dipendenti, ma come vi dicevo prima è importante anche che ci sia conoscenza e consapevolezza tra gli utenti, tra i fruitori dei nostri servizi, e questo tema della disseminazione delle competenze digitali tra i fruitori dei servizi dell'amministrazione digitale è un tema che è ben presente nel piano triennale dell'informatica per la pubblica amministrazione, che evidenzia lo stretto collegamento che c'è tra la padronanza delle competenze digitali e la possibilità di esercitare effettivamente quei diritti di cittadinanza digitale che vi ho indicato all'inizio. Per far crescere queste competenze digitali il governo negli anni ha sviluppato il progetto Repubblica Digitale, che a cui è federato anche il Comune di Firenze con l'iniziativa Firenze Digitale, di cui vi parlerò tra un attimo, e che grazie anche ai fondi del PNRR sta implementando e studiando una serie piuttosto ampia di iniziative a partire dal servizio civile digitale per far crescere questa competenza e questa consapevolezza nell'uso delle tecnologie digitali da parte dei cittadini, perché non ci si deve far trarre inganno dal fatto che queste tecnologie sono così diffuse. Sono diffuse sì, ma nel loro utilizzo, ma in realtà la gran parte degli utenti di queste tecnologie fa un uso meramente passivo e invece è importante prima di tutto nel loro interesse per la sicurezza degli utenti, per la tutela effettiva della loro privacy, che siano consapevoli nel momento in cui utilizzano uno strumento digitale piuttosto che un vecchio strumento analogico. Nell'ottica di questa crescita delle competenze digitali, della disseminazione delle competenze digitali, si muove anche il piano Firenze Digitale, che ha questa ma anche altre anime, e che si propone come un esempio di governance collaborativa a livello di territorio. Nasce da una partnership avviata nel 2016 tra Comune di Firenze, Regione Toscana, la Camera di Commercio, Confservizi Cisper Toscana, più le più importanti aziende
aziende partecipate del Comune. Nel 2021 a questi partner si sono aggiunti anche Confindustria, Università di Firenze e ANCI Toscana. Qual è lo scopo di Firenze Digitale? La condivisione, il lavoro insieme, in modo da presentarsi sul territorio agli utenti come con un'unica faccia, come un unico fronte, perché quello che interessa al cittadino è avere dei servizi erogati in modalità innovativa e digitale e semplice, a prescindere dal fatto che il servizio venga erogato dal Comune piuttosto che dalla Camera di Commercio. Quindi Firenze Digitale si propone proprio come un tentativo di creare una collaborazione virtuosa a vantaggio dei fruitori dei servizi che vengono erogati dai diversi partnership del progetto. Si muove su questi sei obiettivi principali, li scorro velocemente perché poi farà degli esempi, una trattazione molto più analitica e concreta la dottoressa Naldoni. Quindi quando si parla di integrazione di banche dati cittadine, il tema è quello del data sharing, della cultura del dato, della qualità del dato, bonifiche di banche dati, il tutto per riuscire ad erogare servizi migliori. Un altro esempio, un'altra declinazione importante di Firenze Digitale è Firenze Semplice, che è una piattaforma digitale a cui partecipano i vari partner di progetto che gestiscono e alimentano una relazione multiente per fare delle iniziative condivise come campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, canali informativi digitali, gestione di asset sul territorio. La terza linea di attività di Firenze Digitale è l'estensione della rete Wi-Fi. Grazie alla collaborazione dei partner di progetto sono stati attivati e distribuiti sul territorio urbano una rete capillare di hotspot Wi-Fi in varie sedi istituzionali. Quarta anima del progetto Firenze Digitale è lo sviluppo di smart services per la gestione della mobilità e della sosta. Su questo aspetto non mi soffermo perché sarà approfondito alla fine dell'intervento dall'ingegner Pazzaglia. C'è poi il tema della disseminazione del progetto e quindi promuovere questo progetto anche per stimolare ulteriori forme di collaborazione, e a questo fine il progetto Firenze Digitale è stato federato con l'iniziativa Repubblica Digitale di cui vi parlavo prima. E infine una delle finalità principali del piano Firenze Digitale è sicuramente la diffusione di competenze digitali, e quindi l'organizzazione in raccordo e di integrazione tra i vari partnership, tra i vari partner di progetto, di una serie di iniziative che hanno appunto questa finalità. Per supportare queste attività anche in un momento storico in cui la presenza fisica è molto limitata e molto contenuta, nel 2020 abbiamo lanciato la piattaforma digitale di Firenze Digitale, quindi abbiamo creato uno strumento per poter fruire dei contenuti, delle attività del piano anche in modalità da remoto, anche se ovviamente il nostro obiettivo è ritornare quanto prima a riuscire a creare anche degli eventi in presenza. E insomma, se avete delle curiosità potete collegarvi al sito, e è una piattaforma abbastanza viva, devo dire, ci impegna abbastanza nella sua gestione, e ne parlerà adesso più diffusamente la dottoressa Sara Naldoni, che per CISPEL è la project manager del progetto Firenze Digitale. Vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto, allora vediamo la vista tutto schermo. Giusto? Voilà. Ok, allora intanto buongiorno a tutti e grazie mille per questa opportunità di parlare appunto delle soluzioni che Firenze Digitale adotta per la promozione delle competenze della cultura digitale, ma non solo.
Grazie intanto ovviamente anche alla direttrice Caterina Graziani per questa diciamo introduzione che cos'è il piano Firenze Digitale, il progetto nel suo complesso e che quindi diciamo mi permette di passare subito nel vivo della presentazione legata nello specifico tema della promozione delle competenze digitali. Come appunto ha già detto la direttrice, io sono Sara Naldoni, sono project manager del piano Firenze Digitale per CISPEL Toscana. CISPEL Toscana che è uno diciamo, dei soggetti diciamo, che fin dall'inizio partecipa a questo progetto e che è l'associazione di categoria che associa tutte le aziende di servizio pubblico della regione toscana. Mi permetto solo diciamo, di risottolineare un concetto probabilmente forse uno fra i più innovativi ecco, che caratterizza questo piano Firenze Digitale, che è proprio la collaborazione, il fatto che si basi su una collaborazione digitale, su una forma di governance che appunto unisce tutti i diversi soggetti più importanti, gli attori più importanti a livello cittadino e che diciamo gli dà insieme un obiettivo comune di lungo periodo, che è quello proprio della promozione della cultura digitale, promozione dei servizi digitali sempre più efficienti, dei progetti di smart city e che quindi grazie all'innovazione tecnologica e innovazione digitale cerchi proprio di creare delle città, dei territori sempre più da una parte efficienti, dall'altra anche comunque sostenibili ed inclusivi. E proprio del tema dell'inclusione digitale vorrei parlarvi, perché come appunto diceva prima la direttrice Firenze Digitale si occupa di 6 obiettivi principali, ma uno di quelli diciamo più importanti o anche più sviluppati forse nell'ultimo periodo è quello proprio della promozione delle competenze digitali, con una serie di attività che Firenze Digitale ha organizzato nell'ultimo anno, principalmente ovviamente per i problemi legati alla pandemia, in digitale, quindi online attraverso la nuova piattaforma che è stata lanciata proprio nel novembre del 2020, che prima invece negli anni precedenti ha organizzato principalmente in presenza. Poi a chiusura diciamo, del mio intervento vorrei fare qualche breve esempio di attività e dati anche di legati ai risultati ottenuti sugli altri obiettivi di Firenze Digitale. Intanto qui vediamo l'interfaccia di Firenze Digitale, della piattaforma che è considerata uno dei primi portali in Italia dedicati alle competenze digitali realizzati e promossi interamente da un comune. Cosa c'è dentro la piattaforma Firenze Digitale? Possiamo trovare diciamo, delle informazioni su tutte le attività che vengono svolte all'interno del progetto, quindi come appunto è già stato citato prima si parla di integrazione delle banche dati cittadine, si parla di estensione della rete Firenze Wi-Fi, si parla di diffusione delle competenze digitali che è poi il tema diciamo, principale di questo intervento, ma anche di molto altro. Però sul tema delle competenze digitali, che cosa si trova all'interno della piattaforma? Ci sono diciamo, una serie di contenuti che vengono organizzati secondo 3 target principali di destinatari, quindi cittadini, imprese e pubblica amministrazione. I contenuti che si trovano all'interno della piattaforma vengono diciamo, resi più facilmente fruibili all'utente grazie a un breve test iniziale che si chiama Quanto sei digitale, che diciamo, l'utente può realizzare non tanto per avere diciamo, un giudizio sul livello delle proprie competenze digitali, quanto più per essere orientato all'interno dei contenuti poi che si trovano sul sito. Quali sono questi contenuti? Diciamo, sono molto vari perché appunto sono diciamo, legati a diversi soggetti proponenti, sono legati a diversi perimetri anche, quindi non troviamo solo informazioni strettamente del Comune di Firenze, ma qui per esempio vediamo la promozione di un evento legato proprio alla cultura digitale, l'Internet Festival, che si è svolto la scorsa settimana a Pisa, cui è proprio anche Firenze Digitale ha partecipato. Si trovano diciamo, notizie di cronaca legate anche, per esempio in questo caso, a riassetti societari delle aziende di servizio pubblico fiorentine, riassetti che, qui si parla della nascita di Firenze Smart, dovrebbero portare, grazie
anche alla innovazione messa in campo da questi, diciamo, nuovi soggetti, queste nuove aziende di servizio pubblico, a, diciamo, migliorare anche in questo caso la qualità dei servizi digitali per tutti i cittadini, oppure, diciamo, anche informazioni molto più generiche su bandi, opportunità, in questo caso legate al mondo delle imprese. Qui si parlava per esempio della Call for Craft, un bando che è scaduto, se non sbaglio, inizio ottobre, proprio dedicato alle delle piccole e medie imprese artigiane che vogliono sempre più dedicarsi diciamo, allo sviluppo digitale e trarne ovviamente dei benefici grazie però a una specifica preventiva formazione. E arriviamo finalmente, diciamo, alla parte dedicata nello specifico alle competenze digitali, che vediamo in fondo, dove si trova una serie di contenuti, quindi brevi pillole video, tutorial, diciamo video di formazione, che sono fruibili in maniera libera e aperta da tutti gli utenti e che, diciamo, ci permettono di raggiungere un buon numero di utenti di diversi target. Per esempio, si stima che nei soli primi 2 mesi dal lancio della nuova piattaforma Firenze Digitale sia state raggiunte poco meno di 16.000 persone grazie sia al sito che ai canali social ad esso collegati. Che cosa si trova poi praticamente, diciamo, come contenuti all'interno della piattaforma? Qui vediamo per esempio una serie di video che sono stati realizzati in collaborazione con il Comune di Firenze, ma anche in questo caso con la Regione Toscana, che permettono di promuovere i servizi principali per l'urbanistica. Quindi questa serie di video si chiama proprio Open Data e Servizi Digitali per l'Urbanistica. Il target di riferimento erano i dipendenti della pubblica amministrazione di questo settore e gli ordini professionali, appunto gli architetti, i geometri, gli ingegneri interessati a queste tematiche. Ovviamente si promuovevano i servizi e anche come utilizzarli. D'altra parte vediamo sulla destra invece la promozione dei nuovi servizi, del nuovo servizio web dal titolo Belong. Belong è un servizio, un progetto del Comune di Firenze per i suoi cittadini temporanei. Cioè un servizio grazie al quale i city user potranno trovare informazioni in maniera più facile su dove, per una nuova residenza, per esempio per vivere meglio la città, oppure anche un sistema di scontistica dedicato. Ovviamente grazie a queste serie di video è stato possibile sia promuovere il servizio che spiegare poi anche un po' come funziona, quali erano le funzionalità della piattaforma, eccetera. In basso a destra invece vediamo un video che fa parte della serie degli Open Talks che abbiamo realizzato in collaborazione con Nana Bianca. Nana Bianca, che è, diciamo, un acceleratore, incubatore di imprese digitali che ha sede a Firenze, è un, diciamo, grazie a questa serie di Open Talks che hanno dato poi origine a delle brevi pillole video, siamo riusciti, diciamo, a veicolare una serie di contenuti, tra cui per esempio perché è utile SPID, a quali servizi permette di accedere, oppure quali sono i servizi digitali più utili a Firenze, le app più utili, o che progetti legati al tema della Smart City e dell'IoT si stanno realizzando adesso in area fiorentina. Ovviamente tutto questo, quello di cui ho parlato, sono tutte produzioni realizzate all'interno di Firenze Digitali, alcuni esempi. Ovviamente oltre a tutte queste produzioni vengono associate la promozione di tutorial, video, pillole video, eccetera, dei soggetti partner, cioè prodotti dai soggetti partner. Qui per esempio vengono promosse le app, i servizi web, le nuove opportunità anche legate al mondo di tutti gli altri partner di cui parlavamo prima. Quindi in questo caso qui per esempio vediamo un video promozionale e un tutorial, diciamo più un tutorial, legato al cassetto digitale dell'imprenditore di Infocamere, quindi un servizio per le imprese, oppure per esempio diciamo tutorial legato al fascicolo sanitario elettronico, un tema molto caldo soprattutto in periodo di pandemia, un servizio fornito da Regione Toscana. Come vengono stabiliti poi anche i contenuti da promuovere e in che modo si riesce a sapere che un soggetto partner ha magari creato un servizio digitale nuovo o che è interessato a promuoverlo?
grazie ad una redazione che si chiama Redazione Firenze Digitale, che è composta dai referenti di comunicazione di tutti i soggetti aderenti, quindi si parla di un tavolo che si diciamo, riunisce una volta al mese come minimo, a cui partecipano circa una ventina di referenti tra i referenti del Comune, della Regione Toscana, la Camera di Commercio e di tutte le aziende partecipate, che permette di scambiare informazioni e di promuovere una comunicazione integrata e digitale. Abbiamo detto che nel 2020-21 ci siamo concentrati principalmente sulla promozione delle competenze digitali grazie alla piattaforma Firenze Digitale, quindi grazie a servizi e strumenti digitali. Non è del tutto vero che però ci siamo occupati solo di questo, perché appena è stato possibile, quindi da luglio a settembre del 2021, sono state realizzate anche una serie di incontri in presenza, quindi nello specifico degli infopoint dedicati a SPID, realizzati presso tutti i quartieri di Firenze, grazie ai quali i cittadini, prenotando in previa prenotazione online attraverso il centralino 055, pardon, il contact center 055, potevano diciamo accedere e avere informazioni su che cos'è SPID, perché è importante, a quali servizi mi dà la possibilità di accedere, e diciamo essere anche indirizzati verso il mondo dei possibili fornitori che poi avrebbero poi permesso l'acquisizione dell'identità. Questo diciamo servizio si immagina di riproporlo anche in una seconda fase, ed è stato possibile anche grazie al supporto di una serie di ragazzi dell'Università di Firenze che hanno partecipato durante il loro percorso formativo a uno stage con il Comune di Firenze, e questi ragazzi opportunamente formati hanno potuto diciamo svolgere questa attività anche di relazione con il pubblico e informare quindi il cittadino su queste opportunità. I ragazzi coinvolti nel 2021 in diverse fasi, quindi se non sbaglio in tre slot, fino ad ora in due slot sono stati 9, e nell'ultima fase, diciamo alla fine 2021, si immagina di coinvolgerne altri 4 o 5. Qui vediamo fra l'altro un video divertente, semplice, ma che è stato realizzato dagli stessi ragazzi proprio per promuovere questi infopoint, quindi sono cimentati anche nel tentativo diciamo di registrare e di montare un video mettendoci proprio la faccia. Faccio invece un breve passo indietro parlando di tutte le attività che sono state realizzate prima della pandemia, quindi prima anche dell'attivazione della piattaforma. Sono diciamo molto numerose, fino all'emergenza Covid praticamente ci occupavamo principalmente di queste, diciamo dall'inizio del progetto Firenze Digitale sono stati realizzati all'incirca 100 eventi di diverse tipologie, quindi con diversi format. I format all'incirca sono 8, abbiamo fatto conferenze, workshop, hackathon, incontri partecipativi, punti informativi, lezioni nelle scuole, smart tour, eccetera, coinvolgendo diversi target di riferimento, quindi imprese, professionisti, studenti delle scuole di diversi gradi, ma anche cittadini, associazioni, centri anziani, ordini professionali, università. Per dare qualche numero, all'incirca sono stati coinvolti più di 100 imprese, più di 380 professionisti, all'incirca 500 studenti delle scuole fiorentine. E mi piace ricordare diciamo queste due tipologie di incontri che abbiamo fatto durante la pandemia con l'associazione Ciechi e Ipovedenti del distaccamento diciamo fiorentino, associazione nazionale, diciamo valutare l'accessibilità dei servizi digitali non solo del Comune ma anche di tutte gli altri soggetti aderenti, quindi Camera di Commercio e aziende partecipate. E un altro diciamo un altro format particolare che abbiamo fatto per la promozione di un servizio specifico, quindi dell'app Immuni, che abbiamo realizzato insieme all'Università di Pavia, e ci ha permesso di diciamo creare una challenge, quindi una sfida fra aziende partecipate, fra i dipendenti delle aziende, in maniera tale che giocassero fra di loro a chi scaricava di più l'applicazione, ottenendo diciamo ottimi risultati. Mi ricordo che era un periodo in cui la media
media nazionale degli scaricamenti era di circa il 20%, tutte le aziende raggiunsero almeno il 50% di adesione, la vincitrice che fu Casa Spa addirittura oltre l'80%, e questo fu anche un modo, diciamo, di nuovo per fare squadre e per promuovere la promozione appunto di servizi utili, come in quel periodo era l'app Immuni. Qui qualche immagine invece delle diverse tipologie di format che abbiamo portato avanti. Quindi qui vediamo gli infopoint sulla sinistra che sono stati realizzati presso la Camera di Commercio di Firenze, in cui si promuovevano principalmente i servizi per le imprese ma anche tutti gli altri servizi utili a Firenze, grazie invece alla collaborazione con AFAM, con le farmacie comunali fiorentine. È stato possibile promuovere una serie di infopoint all'interno delle farmacie, in cui appunto, sempre grazie alla squadra, si promuovevano i servizi utili di tutti i soggetti aderenti, ma nello specifico quelli dedicati alla salute e al benessere. Questa promozione fra l'altro è stata fatta grazie alla realizzazione di brochure specifiche, nello specifico erano 4 tipologie per cittadini generici over 65, ragazzi ed imprese, quindi dedicati a specifici target che, grazie, diciamo, a un importante sforzo di sintesi che abbiamo fatto insieme ai partner, prevedeva appunto la promozione, come diceva prima appunto la direttrice, di un fronte comune di soggetti che insieme promuovono la cultura digitale e i propri servizi verso il cittadino, indipendentemente poi da chi nello specifico lo gestisce. Qui invece delle immagini dei progetti realizzati con le scuole. Vediamo sulla sinistra un incontro che abbiamo realizzato con degli studenti delle scuole primarie fiorentine all'interno del format Le chiavi della città, un format che è promosso dal comune e che, diciamo, prevede la divulgazione di diverse attività, diversi contenuti. In questo caso noi organizzavamo una serie di smart tour, cioè di visite guidate in città per toccare proprio con mano l'innovazione in città a Firenze. Quindi a partire da camminate nel centro storico per capire per esempio quali sono gli oggetti intelligenti, in che modo è collegata l'IoT, a cosa serve poi praticamente l'asset, quindi l'elemento di IoT e a cosa manda i dati. E quindi per questo abbiamo fatto anche delle visite alla centrale di controllo, che poi recepiscono attraverso gli strumenti, gli asset intelligenti, queste tipologie di dati, li rielaborano. In questo caso, nell'immagine a sinistra, eravamo nella sede di Publiacqua a Lanconella, e diciamo quindi il tema era la gestione dei dati per la gestione della risorsa idrica, delle risorse ambientali. A destra invece vediamo un incontro che abbiamo fatto presso la sede di Silfi con gli studenti universitari della Tongjing University di Shanghai. Li abbiamo portati in questo caso invece a vedere diciamo in che modo venivano a quel punto gestiti i dati per una migliore gestione del traffico e della mobilità a livello fiorentino. Chiudo invece diciamo, ritornando un attimo sulle altre attività che Firenze Digitali organizza, non solo legate alla promozione delle competenze digitali, che sono, diciamo, anche legate al tema poi dell'incontro di cui siamo ospiti, quindi la transizione digitale per la transizione ecologica, queste, diciamo, due macro tematiche fondamentali anche per il futuro, non solo a livello fiorentino ma, diciamo, nazionale, europeo e più, forse più anche in senso globale. Per esempio, il piano Firenze Digitale in questa logica che cosa fa? Cerca di integrare, sempre a livello, grazie alla collaborazione, le banche dati cittadine. Questo perché e che, diciamo, impatto ha poi praticamente sul territorio, sulla gestione degli aspetti anche ambientali e in che modo è collegato con la transizione ecologica? Perché, diciamo, grazie alla collaborazione è possibile mettere a sistema una serie di dati, di banche dati, quindi tra enti pubblici, fra il mondo delle imprese, fra il mondo delle utilities, per esempio, che permettono, faccio un esempio fra tutti, di migliorare la conoscenza del territorio e la capacità di gestione e pianificazione non solo per il comune ma per tutti i partner che gestiscono, diciamo, un servizio.
Quindi che cosa si è fatto? Giusto qualche esempio in questo... In questi anni, grazie anche a Firenze Digitale, si sono messi a sistema dei dati, per esempio geolocalizzati, sulla presenza di asset sul territorio, quindi sul livello del suolo o anche nel sottosuolo, come le infrastrutture di rete, per esempio grazie anche alla collaborazione delle aziende di servizio pubblico. Per esempio sul territorio abbiamo Alia che ci dà con cadenza standard dei dati geolocalizzati, per esempio sulle postazioni di conferimento dei rifiuti. Abbiamo per esempio SAS, con cui stiamo sviluppando ulteriormente la collaborazione, che fornisce le aree ZCS sempre di più, sta dando dei dati anche sulle dislocazioni di specifici stalli, come per esempio quelli posti per gli invalidi. Nel sottosuolo invece sempre più si sta strutturando uno scambio dati con per esempio Publiacqua e Toscana Energia, che ci danno appunto informazioni sulle infrastrutture di rete sotterranee. Un altro dato fra tutti, anche grazie alla collaborazione di Alia e Toscana Energia, sono state scambiate banche dati sugli indirizzi delle utenze, dati molto utili per non avere ridondanze, per avere la certezza dell'ubicazione dell'utente, quindi anche per semplificare la comunicazione con loro o la gestione di un determinato servizio. E grazie a questa bonifica di indirizzi sono state appunto bonificate all'incirca 430.000 indirizzi di utenze. Ultimissima slide, ve ne parlerà sicuramente molto meglio il dottor Pazzaglia, l'ingegnere Pazzaglia dopo di me. Firenze Digitale si occupa anche del tema degli smart service per una migliore gestione della mobilità e della sosta. Questo in che modo? Sempre grazie alla collaborazione di tutta questa platea di soggetti collaboratori, è stato possibile per esempio realizzare una ricerca insieme alle aziende partecipate, che ha portato poi a una piccola pubblicazione che si chiama Verso la Smart City Control Room di Firenze, una sorta di mappatura di processi di gestione della mobilità, della sosta, delle utilities fiorentine e anche dei dati che queste hanno a disposizione, che possono eventualmente mettere a disposizione e condividere all'interno di progetti più ampi, come per esempio quello della Smart City Control Room, che dovrebbe poi essere lo strumento di gestione urbana più avanzato, a cui poi parteciperanno anche tutti questi soggetti che fanno parte della rete Firenze Digitale, e che appunto grazie alla collaborazione non solo virtuale ma anche pratica, fisica, stando vicini in una stessa sala, dovrebbe portare a sicuri benefici sia per la gestione della mobilità a livello fiorentino, ma sempre per una gestione integrata e più efficiente dei diversi servizi offerti non solo dal Comune ma dal mondo dei partner, degli attori principali che si occupano di servizi pubblici a scala urbana. Io con questo vi saluto e passo la parola al mio collega. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono Fabio Pazzaglia, lavoro per il Comune di Firenze, la direzione sistemi informativi. L'oggetto del mio intervento, e ringrazio chi mi ha preceduto innanzitutto, riguarda un settore che è quello della Smart City Control Room, che è abbastanza specifico in sé, ma apre un mondo di opportunità piuttosto ampio. Ho voluto dare come sottotitolo a questo intervento il luogo dei dati a supporto delle decisioni, perché comunque si parla tanto di dati, ma i dati sono i mattoni sui quali poi si costruisce in generale, ma a maggior ragione nelle città, quella che è la conoscenza e quella che, come vedremo, è a supporto delle decisioni, cioè quello che ci permette la tecnologia, i fattori abilitanti, il fattore abilitante della tecnologia è proprio quello di poter arrivare a prendere decisioni che
20, 30, 40 anni fa non avevamo gli strumenti per poter prendere. Però, diciamo, partiamo un pochino dal contesto. Ora, ho voluto prendere questo dato, cioè entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale, si ipotizza, vivrà nelle città. Questa è una proiezione prima della pandemia. Sebbene la pandemia abbia rallentato, comunque è innegabile che i centri urbani costituiscono e costituiranno comunque dei centri di aggregazione anche nel futuro, perché ci sono dei servizi che comunque non è possibile rendere diffusi su tutto il territorio, quindi ci vorranno dei centri con dei servizi che faranno da aggregatore, da forte aggregatore, ma anche le opportunità che questi luoghi offriranno. Quindi a partire da questa considerazione, diciamo, c'è, oggi si parla molto di evoluzione verso le smart city, che rappresenta, diciamo, un passo necessario per trattare con quelle che sono le problematiche appunto indotte dalla crescente urbanizzazione. L'obiettivo qual è alla fine? È quello di conciliare lo sviluppo tutelando e possibilmente migliorando quello che è il benessere del cittadino, perché alla fine una città è fatta prima di tutto di persone, delle persone che ci vivono, sia oggi, nel presente, ma anche futuro. E questo poi vedremo perché, diciamo, questo si connette molto con il tema della sostenibilità ambientale, perché chiaramente oggi è possibile che a qualcosa bisogna pur rinunciare, ma lo facciamo in virtù di un benessere futuro. Quindi la definizione di smart city innanzitutto, vabbè, prendendo spunto dall'agenda digitale europea, quindi abbastanza istituzionale, viene definita come un luogo dove le reti di comunicazione tradizionali, servizi e quant'altro sono resi più efficienti attraverso l'uso di soluzioni digitali che vanno a vantaggio dei suoi cittadini e delle attività economiche, che non vanno mai dimenticate perché sono una parte fondamentale delle città, che vi operano. Ora, oggi, diciamo, l'appellativo, il prefisso di smart viene dato praticamente a qualsiasi cosa, quindi, diciamo, anche qui voglio dare un pochino il contesto. Quando parlo di smart, smart city, ma in generale, si parla più che altro di un approccio smart, di decisioni smart, che a me piace definire come un approccio razionale, per quanto detto già nell'introduzione. Perché? Perché, allora, una città, come si diceva, è fatta di tantissimi aspetti. Una città oggi, attraverso le tecnologie dell'IoT, permette la generazione di moli impressionanti di dati, moli di dati che vengono dal sensing della città, di tantissimi aspetti. Abbiamo visto prima dalla mobilità, che è uno degli aspetti più grandi, diciamo, poi c'è quello dell'ambiente, ma ce ne sono tanti altri che poi vedremo. I dati da soli, che detto sono i mattoni, ma un mattone si può usare sia per lanciarlo che per costruirci una casa, quindi devono essere usati correttamente e deve essere possibile ricavarci delle informazioni, estrarre delle informazioni, sintetizzare delle informazioni per generare nuova conoscenza e quindi, diciamo, con tutto ciò procedere all'azione, perché alla fine i dati non devono rimanere fermi, ma devono determinare scelte, le scelte di una città in questo caso. Quindi, diciamo, questo è un pochino il percorso e l'approccio razionale, razionale perché basato su dati in primo luogo, quindi su quello che abbiamo forse di più incontrovertibile a disposizione. In particolare vediamo Firenze, perché comunque in tema Smart City Firenze ha avuto e tuttora ha, diciamo, avviato un sacco di progetti in tema sia di Smart City che di IoT, con anche riconoscimenti nazionali ed internazionali, anche ottenute prima che io lavorassi qui, quindi Non sono in conflitto di interessi o quant'altro nel dirlo, proprio a testimoniare anche il successo e il know-how che è stato acquisito. Ad oggi ci sono già nella città di Firenze, che poi città di Firenze è molto importante, però ricordiamo le dimensioni, non è una città dell'estensione di Roma o di Milano o di Napoli, comunque una città che, seppur famosa e tutto, conta, diciamo, almeno un settimo degli abitanti di Roma come comune, poi dipende dall'area urbana. Quindi, diciamo, abbiamo già migliaia e migliaia di sensori presenti, sia di proprietà e a gestione diretta del comune, che in gestione alle varie utilities territoriali, di cui prima, diciamo, si è anche parlato. Ambiente, mobilità, efficientamento energetico sono oggi i temi principali, diciamo, i settori maggiormente rappresentati, quantomeno anche in termini di numero di dispositivi. Ma tantissimi interventi, tantissimi investimenti sono in programma anche per i prossimi anni.
Qui ho messo tra l'altro il progetto Replica, che è uno dei primi con cui un pochino più onnicomprensivi rispetto al mettere insieme tanti settori, quindi quello più vicino alla Smart City, che ormai è già 6-7 anni che è in piedi, che è stato avviato. Quindi si pone un problema però: come gestire, analizzare, visualizzare tutti questi dati e informazioni al fine di trasformarli in azioni concrete? Perché finora io ho parlato di una Smart City, ma il titolo dell'intervento è Smart City Control Room, che è un po' la risposta a questa domanda, se vogliamo. Ora, una piccolissima premessa, ma vedo che comunque c'è un pubblico abbastanza tecnico, quindi, però nel momento in cui da istituzione si parla e ci si rivolge anche ai cittadini, è importante secondo me far capire, far passare subito un concetto. Cioè, quando si parla di control room, occorre togliersi dalla mente tutte quelle che sono le suggestioni letterarie, mediatiche o cinematografiche. Non si parla di quello. Diciamo, quello deve essere proprio tolto. Meglio, quando si parla di control room, in particolare di Smart City Control Room, è meglio pensare a un organismo, perché la città è un organismo che vive. E diciamo, oggi attraverso l'IoT ci sono tanti sensori sparsi nella città, tantissime sono le informazioni da gestire, e la control room rappresenta un po' il cervello, il punto in cui tutto confluisce. Tutti i sensori della città confluiscono in un punto centrale di gestione, coordinamento e anche di presa di decisione. Secondo punto, diciamo, Smart City Control Room. Io ho messo fisica o virtuale. Questo perché? Perché chiaramente si può parlare sia di control room, e in particolare di Smart City Control Room, a livello fisico, una stanza, un implesso, un insieme quindi di costruzioni fisiche, ma questo, essendo la Smart City, nascendo dai dati, prima di tutto è una piattaforma virtuale. Quindi ci sono questi due aspetti. A Firenze li stiamo trattando entrambi. Io parlerò prettamente della piattaforma virtuale, in quanto è quella che conosco meglio e di cui mi occupo maggiormente. E la piattaforma virtuale è quella che serve a mettere insieme dati e informazioni. La piattaforma fisica però è altrettanto importante, in quanto mette insieme le persone e le competenze. E alla fine sono proprio le persone a prendere le decisioni, sono i decision makers, sono, diciamo, i vari rappresentanti anche di differenti utilities che lavorano in sinergia tra di loro. Quindi, giusto per dire quanto già premesso, per quanto riguarda l'SCCR fisica, si tratta di uno spazio in cui concentrare tutti i dati provenienti dalla città insieme con i diversi soggetti responsabili degli stessi. Se ne stanno dotando tantissime città a livello mondiale e Firenze è tra queste. Ora, concludo qui la parte sulla fisica, diciamo che potete anche approfondire anche online sul sito del Comune, ma ecco, non avendo dettagli proprio allo stato dell'arte, non posso dire, rischierei solo di dire cose non corrette o non aggiornate. Venendo invece l'SCCR, quindi la Smart City Control Room, da un punto di vista tecnologico, qui c'è una nuvola che riporta un po' quelle che sono le tecnologie alla base. Si tratta di tecnologie consolidate, tecnologie di Big Data, IoT, Machine Learning, che sono un po' lo standard, non sono tutte nemmeno, lo standard oggi disponibile, quindi si tratta di un qualcosa di consolidato. Gli ambiti della SCCR, una Smart City Control Room è divisa per aree, se vogliamo. Facciamo lavorare sì tutte le persone, ma una Smart City Control Room si occupa di determinati settori e aree al suo interno. Qui io ne ho messi alcuni, tra cui vabbè, il verde, di cui abbiamo parlato molto questa mattina, l'energia, i trasporti, ma anche la salute, l'inclusività e quanto altro. Venendo un pochino più nel pratico, diciamo, rispondiamo alla domanda, cioè a cosa serve? Abbiamo detto un po' il cervello, ma all'atto pratico una SCCR virtuale a cosa mi serve? Diciamo, a prescindere dall'ambito di interesse, quindi che io stai trattando, diciamo, aspetti di sostenibilità ambientale, mobilità e quant'altro, il nostro lavoro, diciamo, per quanto riguarda l'SCCR virtuale, ma anche in quella fisica poi, è focalizzato su tre scenari applicativi principali, che sono lo scenario di analisi, lo scenario di reazione e lo scenario di previsione. Velocemente in dettaglio, che cosa si intende per analisi? L'analisi è lo studio dei dati già acquisiti, dei dati che abbiamo. E a cosa ci serve questo? Ci serve a identificare quelli che sono i cambiamenti, i trend
di medio e lungo periodo, vedere come cambia la città nel corso degli anni o dei decenni, identificare potenziali cause all'origine, ma allo stesso tempo pianificare ed effettuare valutazione di impatto ex post, cioè quando si prende una decisione, un utilizzo dei dati è anche quello di dire vediamo l'impatto che questa ha generato in maniera proprio razionale. Per quanto riguarda l'analisi, il requisito principale è appunto la disponibilità di moli di dati. Gli strumenti principali utilizzati sono tecnologie di big data, tool di data science, analytics and visualization. Veniamo al secondo aspetto. Questo è forse l'aspetto che più diretto quando uno pensa a una control room, che è l'aspetto di monitoraggio in tempo reale di tutti i dati che provengono dalla città. Ovviamente non tutti opportunamente sintetizzati. E a che cosa ci serve questo monitoraggio? Innanzitutto ci serve a identificare velocemente o a prevenire quelle che sono situazioni critiche. Ovviamente quando si parla di prevenire, dire ok, vedo che lì potrebbe succedere qua, c'è una situazione di criticità che se non gestita a breve potrebbe portarmi a un danno, se vogliamo. La diminuzione dei tempi di risposta e risoluzione rispetto a determinati scenari avversi. Quindi su certe questioni, ad esempio per quanto riguarda il traffico cittadino, quindi la mobilità, è chiaro che il tempo di risposta a un evento che può accadere sulla rete stradale, specie nelle ore di punta, è determinante anche per il disagio e per la coda di disagi che ne conseguono. E infine è importante avere un SCCR perché? Perché mette insieme, seppur ambiti differenti, tutti in un unico luogo, mette insieme anche le persone. E questo permette un miglior coordinamento degli interventi, anche in tempo reale. Quindi persone, soggetti diversi, perché non esiste una persona che si può occupare di tutto in un ente complesso e grande come un comune, e come il comune di Firenze, pertanto le decisioni nascono dalla sinergia e dal coordinamento di più persone. Per quanto riguarda quindi il monitoraggio, il requisito principale è la disponibilità immediata, per quanto possibile in tempo reale, dei dati. Non occorrono in genere particolari processing di questi dati. Gli strumenti principali utilizzati sono appunto piattaforme di IoT, di dashboard, perché è importante far visualizzare questi dati, di processing real time, ma anche di alerting, perché il sistema deve essere abbastanza, diciamo, in grado di accorgersi di situazioni di criticità e portarle all'attenzione dell'utente. Infine il terzo scenario, che è quello che personalmente, diciamo, a cui sono più legato, ma è anche quello più sperimentale, diciamo, quello che ci pone più all'avanguardia, perché quello che ho detto finora si basa su tecnologie che sono già acquisite, sono 10-15 anni che comunque già vengono utilizzate. Qui, diciamo, tecniche di previsione, previsionali, comunque fanno uso di statistica avanzata e intelligenza artificiale, come ben possiamo vedere, sono all'ordine del giorno. E le stiamo già sperimentando da diverso tempo. A che cosa ci serve, diciamo, l'intelligenza artificiale e quindi modelli previsionali? Innanzitutto a modellare quelli che sono scenari complessi, perché comunque non tutte le varie aree che ho detto prima, i vari ambiti, non sono monadi e si intersecano anche tra di loro, si influenzano tra di loro. E poi se pensiamo ad esempio alla gestione della rete stradale, della mobilità, si tratta essa stessa proprio un sistema estremamente complesso che modellizzarlo con strumenti diciamo normali è veramente veramente difficile. Un altro beneficio che viene dalla previsione è quello di identificare potenziali criticità future, cioè nel momento in cui e su questo vabbè l'esempio potrebbe essere abbastanza semplice, so benissimo che se gioca la Fiorentina magari contro una squadra diciamo di Torino, probabilmente in tempi pre-Covid io avrò traffico, è un evento che so a che ora inizia, l'ho già sperimentato e so già quali contromisure adottare e so già che porterà del traffico, quindi me lo aspetto già. Il problema deriva quando invece magari ci sono tanti piccoli eventi sparsi per la città dei quali un umano non è in grado di tener conto. Avere un sistema basato in questo caso sull'intelligenza artificiale che magari può segnalarle e fare, effettuare delle previsioni e portare all'attenzione dei decisori potenziali situazioni di criticità che potrebbero venirsi a creare per determinate combinazioni fra magari qualche giorno, due giorni, tre giorni, e quindi pensare, far valutare un umano e magari prendere determinate contromisure. Non è un oracolo,
Si tratta di uno scenario che aumenta, grazie ai dati, le possibilità di indagine delle persone. E infine anche anticipare i bisogni, perché comunque potrei anche riuscire, qui si può aprire in svariati ambiti il discorso, di anticipare quelli che possono essere i bisogni dei cittadini futuri, quindi essere già pronto quando questi accadranno, provare ad effettuare. Dove sta andando, se vogliamo, anche la popolazione, quali potrebbero essere i suoi bisogni futuri. Il requisito principale in questo caso è avere tanti dati, avere costruito e costruirsi, che è quello su cui stiamo lavorando, dei modelli opportuni. Gli strumenti sono quelli di un pochino più avanzati e meno maturi ad oggi, ma quelli di data science e di machine learning. Concludendo, questi sono alcuni esempi, questa è una dashboard che avevamo fatto così inizialmente di analisi. Questa invece è un'altra dashboard che rappresenta proprio la SCCR virtuale su cui stiamo lavorando, e ad esempio in questo caso abbiamo, oltre a una mappa della città, abbiamo qui riportato tutti i punti di misurazione, cioè i sensori del traffico alla fine, e ora, anche se è piccolo, immaginiamoci che queste sono dashboard real time e nascono per essere consultate comunque su schermi grandi, nascono per essere poco interattive, ma devono essere loro a suggerirti dove ci sono, in questo caso ora non si legge purtroppo, magari differenze, scostamenti, ad esempio nella media giornaliera del traffico. Questo può essere un sistema di utilizzo. Queste quindi sono dashboard pensate per essere messe su pannelli o comunque proprio in un SCCR fisica, non sono dashboard analitiche da interpretare o in cui fare drill down in particolare. Questo è un altro esempio, un pochino più facile da capire, che riguarda i parcheggi, ad esempio la situazione in tempo reale dei parcheggi, dove abbiamo, sia in mappa che sia, proprio la situazione percentuale, la distribuzione del trend delle ultime ore. Questo per quanto riguarda, il settore, l'aspetto di sostenibilità, e se vogliamo anche riguarda l'aspetto energetico, cioè le colonnine di ricarica, allo stato in tempo reale di tutte le colonnine, e avere proprio una sintesi sia nel tempo reale che poi anche approfondire l'utilizzo nelle ultime 24-48 ore. Infine, questo era un grafico che è un po', il primo modello di machine learning che abbiamo sperimentato, e comunque, bisogna vedere la differenza tra la riga gialla e quella blu, e non è... ci ha dato soddisfazioni e l'ho riportato, per questo. E infine, per concludere, di tutto questo, quali sono i benefici concreti? Tutto quello che vedete e altre mille questioni in cui... la Smart City, ma comunque l'utilizzo dei dati che sta alla base di una Smart City, comporta. Quelli per cui, che ho messo un pochino più in grande, sono, e che vorrei sottolineare, sono il benessere delle persone, perché questo alla fine è il driver di tutte le scelte deve essere questo qua. Quindi anche tutto il resto deve andare in quell'ottica lì. Quindi la Smart City e la Smart City Control Room deve avere come obiettivo il benessere delle persone e l'efficienza, che è un altro aspetto che magari è meno appealing quando si parla, è meno bello, però è l'aspetto determinante che attraverso i dati e una conoscenza più profonda della città si può portare. Efficienza in qualsiasi settore, efficienza vuol dire da una parte risparmi economici, vuol dire fare le stesse cose ma farle meglio. Ovviamente tutti gli altri, però credo di essere già andato lungo, quindi... per chi vuole siamo allo stand.